buonasera, benvenuti. Salve, sono qua, qua in fondo. Sono Giulio Pizzocchi, ciao. Grazie. Vi do il benvenuto a questa festa della Ciglia Impianti che da ormai più di 25 anni di tanto in tanto mi ospita, anzi con frequenza, alle sue manifestazioni, anche perché come saprete io sono l'autore dello slogan che contraddistingue questa azienda che è Viva la Ciglia, che viene usato molto spesso in molti ambiti. Ringraziamo Flavio e Claudio per questa bella festa, tutti i loro collaboratori, con un applauso, che ci trattano sempre da principi. Io personalmente, per quanto mi riguarda, vi ringrazio perché molti di voi prima giù durante l'aperitivo mi hanno riconosciuto, mi hanno salutato, che negli ultimi tempi avevo avuto qualche dubbio sulla mia riconoscibilità, perché una sera dovevo andare in un locale a Ozzano Emilia, Let's Go, però non mi ricordavo l'orario. Allora al pomeriggio ho telefonato, ho detto: signora, sono Pizzocchi, volevo sapere a che ora devo venire stasera. Ha prenotato? Grazie, grandi soddisfazioni nella vita di un uomo. Anche una sera ho fatto uno spettacolo, ci possono essere come stasera 500 persone, ma se c'è uno che non ha voglia di ridere, sta pur sicuro che lì davanti a te, in prima fila, c'è il faro sopra. Questo signore tutta la sera mi ha guardato così, senza muovere un sopracciglio. Alla fine mi è passato sotto e gli ho detto: com'è che lei non ha mai riso stasera? Eh? Puttana, è l'unico sordo della sera, me l'hanno messo proprio qui davanti, perché proprio è un'attività la mia che comprende tutte queste piccole cose che ti fanno venire le angosce. Ad esempio, per dire, sono andato una sera a Tamara, provincia di Ferrara, c'era un microfono come questo qua, un microfono con la pila, non si accendeva, allora gli ho detto: ci sarà la pila scarica, mo che mai Pizzocchi, la pila le nuova, l'avevi tu far apposta, partì stamattina. Sì, ma non si accende, l'hai messa male, l'hai messa bene, e le nuove, guardiamoci. Ci abbiamo guardato, era talmente nuova che era ancora incartata nel cellophane. Nuova e nuova, non posso dire niente. Allora, non mi meraviglio quando mi accorgo che noi ferraresi, io abito a Bologna da tanti anni, siamo discriminati, perché non so se lo sapete, Bologna, il ferrarese, nonostante sia arrivata gente da tutto il mondo, dall'Africa, dall'Asia, dalla Cina, è ancora discriminato come immigrante, proprio. Raccontano ancora le barzellette, ne ha detto una non più di 2 mesi fa, che c'è un ferrarese, un bolognese, un senegalese in maternità, aspettano che nascano i bambini, arriva l'infermiera e dice: signori, c'è stato un problema. Oddio, no, tranquilli, i bimbi stanno bene, solo che sono nati tutti contemporaneamente e li abbiamo confusi, non sappiamo più di chi è uno e di chi è l'altro, venite a vedere. Questi corrono, il primo bambino che vedono è nero come il carbone, il bolognese fa: quello lì è il mio. Ma cosa dice? Finché non salta fuori il ferrarese, io tengo quello lì. Però sarà cattiveria nei confronti. Ma brava cosa! Gente ingegnosa, buona, di buona volontà. Guarda, l'unica soddisfazione l'ho avuta proprio a una cena come questa dei Lions, che c'erano due tenori, Baldini di Ferrara e Busacchi di Bologna, anzianotti ma sempre molto rivali nella loro carriera, e loro si sono messi a parlare. Busacchi, quello di Bologna, gli ha detto: buono Baldini, che ci fai? Canti ancora? Oh sì, mi canta ancora, e ti? Io sono al massimo. Gli ha chiamato il vescovo di San Petronio, ho cantato l'Ave Maria di Schubert, ho cantato talmente bene Baldini che la statua della Madonna si è messa a lacrimare. Non so, scherza? No, la statua della Madonna piangeva, le pie donne intingevano i fazzoletti. E te, poverin? No, pian, poverin, anche a me, la canta ancora bene. Sono andato al Duomo di Ferrara, ho fatto anch'io l'Ave Maria di Schubert, ho cantato meglio che te. L'impossibile. Ho cantato meglio, ti dico. È venuto giù Gesù Cristo dalla croce. Posso dire? Sì, Gesù è sceso dalla croce, mi ha messo un braccio sulla spalla e mi ha detto: lei sì che canta bene Baldini, mica Busacchi che ieri ha fatto piangere mia mamma. E lì ti si apre il cuore, hai delle soddisfazioni. Dai, vabbè, allora dai, volete cominciare la cena? Vi racconto una barzelletta veloce che mi è piaciuta perché non la sapevo, per me era nuova, e poi proprio me l'hanno raccontata nel periodo pasquale, e ci stava proprio a pennello, che c'è un prete che va a dare la benedizione in una casa di campagna dove ci sono i contadini, fa la sua benedizione e poi quando sta per andare fuori si ferma un attimo e dice:
ma che bel pollaio che avete, guarda quante galline, fanno molte uova? Sì, sì, ne fanno tante. Ve ne rimangono? Vuole un po' di uova da portare a casa in parrocchia? Sì, grazie volentieri, le prendo volentieri. Allora il contadino gli fa un cartoccio di uova, tenga pure, grazie, grazie, ma non importava. Beh, avete anche i caponi? Che bei caponi! Mi ricordo mia mamma mi faceva il brodo di capone. Guardi, le do anche un capone, bene, benissimo, grazie. Cerca di portarlo fuori, ma questo si ferma ancora. Prima ho detto delle botti, fate anche il vino? Sì? E com'è? È buono, è dolce? Vuole assaggiarne un po'? Ma sì, Maria, dice la moglie, portami una scodella e un cucchiaio. Voilà. Allora versa il vino nella scodella, il prete assaggia col cucchiaio, è buono, è buono. Ne prendo due bottiglie? Grazie, grazie, poi va via. Allora la moglie gli fa, ma perché gli date il vino nel piatto col cucchiaio? Perché se glielo davo nel bicchiere, quando beveva, vedeva anche tutti i salami, eh? La signora Novella, classica nonna bolognese, ispiratami un po' da mia nonna, ha uno scialle di lana, modello Il Paradiso dell'Accaro. Ciao! Seth, chi è morto? Chi è morto stavolta? Il benzinaio qua sotto avrà avuto la tua età. Ma io ho visto che aveva l'occhio spinto, il colorino muffolo, ho detto, lui campa poco. E te come stai che mi sembri pallido? Bene, su, lei sta bene, te anche, tutto procede. Secondo accessorio della nonna è il classico foulard da messa, modello Giubileo di Roma 2000, le mostre belle. Dove è nato il vescovo? Io volevo far vedere questo qui. Ah, è qua, vedi, guarda, comprato andando in gita con le pentole, vedi, c'è Piazza San Pietro, il Vaticano, la Pietà, il Mosè, il Colosseo, c'è tutto. E poi era bella quelle gite lì. Questo è anche firmato, da una stilista italo-americana. Polly Esther, famosissima nel mondo. Era proprio una cena come questa, quella della cena in pianti di 15 anni fa. Stava mangiando la carne con lo sformatino di formaggio, gli ha dato un boccone di traverso, il chef Ugale morto. Quando si dice basta un secondo, se si affogava con i tortelloni bastava un primo, se si mette solo. E io sono rimasto solo, ci ho visto una sorella. Buon proseguimento di cena! Grazie, sempre viva la figa! Domani è un altro giorno e noi siamo pronti.